tirato fuori dall'armadio questo cappello ducale che ho ereditato da un mio antenato che è stato doge a Venezia. E eccomi, quindi, come potete ben capire, è un bene rifugio. È un bene rifugio perché anche un cappello moderno, è un bene rifugio. Tutto ciò che non si consuma quel giorno è un bene rifugio. Come ho detto più volte, il vestiario è un bene rifugio. E in tempi di guerra, periodo in cui è freddo, ci si accorge quanto è importante avere un bel cappotto, come il mio, che tiene caldo, eccetera. Allora, i beni rifugio vanno, come dicevo sempre, vanno tutelati e vanno, per così dire, salvaguardati. Ad esempio, in questo periodo, per una singolare circostanza, accade che certi tipi di immobili non subiscano una riduzione di prezzo rispetto, non abbiano subito una riduzione di prezzo rispetto a un anno fa. Allora, ricordiamoci che a livello internazionale il Tribunale di Hong Kong ha dichiarato il fallimento del più grande costruttore e gestore di immobili del mondo, con un passivo di 300 miliardi di dollari. Ora, aperta parentesi, non è detto che il Tribunale di Shanghai recepisca per il resto della Cina rispetto a Hong Kong questa decisione, ma se non la recepisce è per poter dare al governo cinese mano libera per ripianare un po' alla volta questi debiti. Ma voi capite che questo è un macigno sul PIL della Cina, che essendo una economia cresciuta, sì, ma cresciuta in fretta come i funghi, quest'anno, scusate, nel 2023, ha avuto la crescita più bassa, da quando è cominciata la sua ascesa. Allora, se voi andate a studiare la storia della Cina, la storia del Giappone e soprattutto la storia dell'economia, potrete capire facilmente che la Cina è un gigante dai piedi d'argilla. Ma per quel che ci interessa a noi in Occidente, in Europa e in Italia, questo rallentamento della Cina comporterà un mercato che accoglie meno beni e quindi l'export verso la Cina è destinato a diminuire, proprio per questa recessione di fatto in cui è la Cina. E ciò comporterà un aumento dei prezzi